Benvenuti alla 33esima edizione del telegiornale mensile di Argenta. Ecco a voi le principali notizie. Dal 2 al 23 maggio, presso il Centro Culturale Mercato, si è svolta la mostra dal titolo La Bottega del Liutaio, promossa dal Comune di Argenta con la collaborazione della Reale Accademia Filarmonica di Bologna, patrocinata dalla provincia di Ferrara e dalla Regione Emilia-Romagna. La mostra illustrava, attraverso una sequenza di 9 pannelli didattici e l'esposizione degli attrezzi del mestiere, le diverse fasi di costruzione del violino. Completavano l'esposizione splendidi strumenti musicali, violini, viole, viole d'amore, violoncelli, pochette, tutte realizzate dal maestro Ivano Coratti. Il 21 maggio, dalle 9 alle 15.30, per le strade di Argenta, si è svolta la terza edizione di Argenta la città bambina, con la partecipazione di 720 bambini provenienti dal comprensorio scolastico del Comune di Argenta. Venerdì 7 maggio, alle ore 21, presso l'Aula Magna ex Chiesa di San Lorenzo del Centro Culturale Cappuccini, si è svolta la presentazione del libro del gruppo scrittori ferraresi 16 poeti ferraresi emergenti, presentato da Ada Rossi, dove è intervenuta la curatrice Gianna Vancini. Ho iniziato a scrivere da ragazzina, praticamente convinta dal professore a scuola, che mi dicevano comunque che nei temi andavo molto bene, per cui da lì è nata un po' la mia passione, insomma, sono stata abbastanza spronata, diciamo. Poi nel corso degli anni ho partecipato a vari concorsi, a varie iniziative culturali, ho partecipato al premio Gianfranco Rossi per la giovane letteratura, dove mi sono poi qualificata, insomma, ai primi posti. E l'esperienza è stata molto positiva, anche perché sostanzialmente scrivere ti dà poi la possibilità di esternare probabilmente quello che tu fuori non riesci a comunicare agli altri, magari un po' per timidezza o per emotività, o perché magari non hai le possibilità, insomma, in un mondo dove comunque tutto oggi è abbastanza freddo e frenetico. Quindi diciamo che è stato un po' un modo per me per riuscire ad evadere dalla quotidianità, diciamo così. Open Media Educational presenta il suo nuovo programma C'era una volta Argenta, una serie di documentari sulla storia di Argenta dalle origini fino al 1945, prima del bombardamento che la vide completamente distrutta, liberamente tratti dall'omonimo libro di Giancarlo Bersani. Open Media Educational, per il suo programma La storia sei tu, sta raccogliendo video testimonianze riguardanti tutto il Novecento. Se anche tu hai qualcosa da raccontare, contatta la redazione al numero di sovrimpressione 0532 85 28 97. Ecco ora l'intervento di uno dei nostri testimoni. Dalle ricerche che abbiamo fatto a scuola, che abbiamo fatto le ricerche sul paese, eccetera, e tutti gli edifici del paese, ho fatto anche quella di Campotto, aiutami anche te, Remo, se mi sbaglio, è scaturito che la prima scuola di Campotto è stata in via Maria Benedetti, a casa da un certo Gardenghi Antonio, che c'è ancora, un contadino lì, c'è stata la prima scuola, insomma, andavano i primi bambini. Sei pronto a diventare una pop star? Partecipa alla prima edizione di Argenta Pop Festival, concorso online per cantanti solisti e gruppi musicali. Registra la tua video performance, un inedito o una cover e caricala sul sito www.argentapopfestival.net oppure inviala tramite posta alla redazione tramite l'indirizzo redazione@argentapopfestival.net. Una commissione artistica selezionerà le 10 migliori performance. I 10 finalisti si esibiranno live durante la Fiera di Argenta 2010. Per ulteriori informazioni contatta la redazione al numero di sovrimpressione 0532 85 28 97. Sabato 29 maggio, alle ore 21, presso il Teatro dei Fluttuanti di Argenta, si è svolto il consueto saggio di fine anno del Centro Studio Danza di Stefania Masotti.
eccoci arrivati all'ultima notizia. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci!